Festeggiare i 100 anni per Giovanna Erculiani è sempre motivo di interesse e di soddisfazione non solo per la famiglia intera ma anche per l'amministrazione comunale oggi rappresentata dal primo cittadino Ottavio De Martinis. Ecco, che cosa significa questo? Che a Montesilvano si vive bene? Ma diciamo che questo significa che la signora Giovanna ha vissuto bene, continua a vivere bene e questo è una grande cosa per lei, per la sua famiglia, ma anche per l'intera comunità montesilvanese che praticamente oggi è qui rappresentata da me per festeggiare questo traguardo importantissimo che, perché no, ci auguriamo possa anche derivare dal fatto che a Montesilvano si viva bene. Signora Giovanna, oggi è un giorno importante, 100 anni di vita, un secolo di vita. Lei, se potesse riassumerlo in una frase, questo secolo di vita, che cosa ci potrebbe dire? Ne vorrei altri 100. Ma qual è stato il momento più bello e il momento che vorrebbe dimenticare di questi 100 lunghi anni? Dimenticare tutto quello della guerra del 43-45 e il più bello è stato il primo figlio perché era femmina. Oggi lei come si sente, nonna? Bene, benissimo e auguro a tutti quanti di sentirsi come me. Ma nonna Giovanna, c'è un segreto per raggiungere questo traguardo. Qual è stato il suo segreto? Beh, lavorare, lavorare, lavorare. Però delle volte fregarsene pure. Brava. Perché è troppo lavorare, sì, fa bene, fa bene. Chi lo dice questo? Però... Se l'aspettava questa bella festa? Oddio, sono entusiasta, anzi... È troppo per me, non mi sembra nemmeno di meritarmela, non lo so. E al sindaco che cosa si sente di dire? Oggi è qui presente per festeggiarla. Se io fossi più giovane, se fosse più giovane direi che gli direi che mi piace. Tanti auguri nonna. Tanti auguri. Grazie, grazie a tutti. Tanti auguri. E fai il sindaco.